Telespettatori di Tele4, buongiorno, benvenuti al quarto d'ora che anticipa il telegiornale delle 13:20. Quest'oggi siamo in compagnia di Andrea Svetez, che è responsabile artistico dell'Orchestra Fiati Città di Muggia. Grazie per essere Buongiorno. venuto nei nostri studi. Faccio vedere il manifesto dell'iniziativa di cui parleremo, che si svolgerà la prossima settimana. Si intitola Prua a Sirocco, Sirocco senza la Sirocco. C, quindi proprio è giusto scritto e pronunciato in dialetto istroveneto. Due appuntamenti il venerdì 19 e sabato 20 aprile. Venerdì alle 17, sabato alle 20, venerdì al Nautico e invece sabato 20 a Muggia in Sala Giorgini del Circolo della Vela. Perché è una manifestazione che appunto coinvolge Muggia e Trieste. Sì, è una manifestazione che è nata appunto 9 anni fa, quest'anno è la nona edizione, che ho voluto e pensato nella sua realizzazione già dal titolo Prua a Sirocco. Discutevamo prima Sì, appunto apro del una piccola parentesi. Per noi diportisti nautici l'anno solare praticamente si divide in due sezioni. Sono i 20 giorni in cui si fa la crociera. Io l'ho fatta da oltre 40 anni, tutti gli amanti del mare e della vela insistono e insisteranno fino a quando possibile a ripeterla, a rifarla. E poi ci sono i giorni che partono dall'ultimo giorno a crociera per arrivare al primo giorno dell'anno dopo, che sono tantissimi, in cui c'è il conto alla rovescia, aspettando appunto di ripartire Ho da questa capito. grande esperienza. Perché veramente per chi ama il mare, abitare in una zona come la nostra, nel Golfo di Trieste, appunto, fare prua, cioè fare prora, cioè fare bussola a 135 gradi, cioè a sud-est da dove proviene lo Scirocco, quindi prua Scirocco, significa la liberazione, liberarci di tutto il fardello dell'anno che si è appena concluso e delle fatiche giornaliere, del lavoro, di tutti i problemi, semola tutto, semola le Posso sime e via. chiedere una mia curiosità che mi deriva da questa spiegazione, logicamente, poi parliamo anche dell'iniziativa, però potrei chiederlo anche alla mia amica Tiziano Osellatore, ma insomma, è vero che è rischioso fare le crociere, magari in barca a vela, eccetera, e le amicizie sono a rischio se non si crea un amalgama, collaudato. Ah, le più belle crociere le ho fatte nel primo periodo della mia crociera, tra virgolette, in cui molo appunto le sime da solo e mi faccio trovare in Dalmazia, di solito Zara o Sebenico, e là mi raggiunge Giulia, mia moglie, e proseguiamo per ritornare su assieme. Per i primi 3 o 4 giorni che vivi da solo, veramente sei nel tuo mondo, riesci a pensare, riesci a congetturare, riesci a programmare. Non, si mangia frutta e si beve un po' d'acqua e veramente i bisogni quotidiani non esistono. Quando entri in barca cambia completamente la Una tua visione della vita. dimensione, si entra Dimensioni una completamente dimensione diverse. completamente E io diversa. sono stato fortunato di cominciare appunto questo mio peregrinare per la sponda est dell'Adriatico, già oltre 45 anni fa, quando ancora noi si usciva in Istria Dalmazia con la Propusnica, se timbrava isola e se poteva andare fin in Albania con un solo permesso. Era molto, molto facile e comodo. Si portava caffè e un po' di zucchero e il posto d'ormeggio lo trovavi ovunque in qualsiasi molo e appena il marinaio ti vedeva, ti davi il caffè e il zucchero e il posto tuo era garantito. Ora non è più così, È ahimè. vero che le nostre generazioni hanno vissuto anche quelle che possono essere definite anche delle vere e proprie epopee. A seconda poi di quelli che erano gli interessi raccontati adesso Eh sì, sembra sì, un sembra altro, roba dell'altro secolo. un errore dell'altro secolo. Allora, parliamo dell'iniziativa. Bene, Come allora, sì. si struttura? Dunque, il bello del mio vedere il mare è appunto viverlo tout court, viverlo completamente e nella maniera più profonda possibile. E siccome sono anche un musicista, la mia altra anima è l'anima musicale, ovunque dove ormeggiavo e facevo prora, ero interessato alla
alla situazione musicale e alla, diciamo, agli usi musicali, soprattutto folcloristici, etnici e storici della zona di percorrenza. Quindi grazie all'interesse musicale che ho avuto, ho veramente una lunga serie di contatti, un bel network creato appunto in questi anni di navigazione, che poi servono anche a degli scambi musicali reciproci tra realtà musicali, folcloristiche o corali, le famose clape e dalmate, che poi vengono contraccambiate con degli scambi appunto artistici. Ecco, da là nasce appunto Pura Sirocco, in cui ho voluto realmente dare possibilità a ciò che sono riuscito a seminare in questo mio, in questi miei anni di navigazione, per strutturare una manifestazione che vuole essere una finestra aperta, una vetrina sul mare Adriatico e nella fattispecie sulla sponda orientale, in cui c'è storia, c'sono le usanze, c'è folklore, c'è musica, c'è canto, c'è arte e tradizioni soprattutto. Tra l'altro, tutti i due appuntamenti sono strutturati, correggimi se sbaglio perché può essere che vado per generalizzo eccessivamente, con un incontro, una conferenza, una conversazione e poi prima e dopo dei momenti musicali. Esatto, esatto. Allora in realtà sono delle conferenze abbastanza anomale, sono dei flash. Ho voluto dare da subito questa impostazione al nostro calendario, in modo da dare degli input che ognuno poi vivrà e valuterà al proprio modo, per approfondire magari la tematica messa in calendario. E sicuramente la musica e soprattutto il canto del mare funge da collante importante, perché ricordiamo che la gente canta per allegria, la gente canta quando è triste per tirarsi su di morale, la gente canta o la gente cantava quando usciva in mare per la pesca o per... Ecco. Quindi è una funzione di collante, diciamo, generazionale e di collante etnico importante, perché nel canto si riversano tutte le, diciamo, le emozioni e l'anima della gente di mare, della gente di montagna. Sappiamo che a cosa serve il canto appunto in queste occasioni. Quest'anno vi concentrate su due anniversari importanti: il 270esimo dalla fondazione del Nautico e il 125esimo della fondazione dell'Università Popolare. Pertanto il primo appuntamento è proprio al Nautico. Perfetto, è stato un bel gesto di apertura da parte del preside, che è una persona molto dinamica, da parte della professoressa Vascotto, che mi ha dato subito carta bianca per organizzare appunto la prima di queste due conferenze nella Sala Grande del Nautico. Ecco, 270 anni sono tanti, sono poche le scuole di marina che possono vantare una data simile, una storia simile. Sì. Leggendo un pochino il programma appunto di questa prima serata, questo primo pomeriggio, avremo un'apertura con canti da assaporare, fatta dal coro Semplici Note della Serenade Ensemble, a cui seguirà una piccola chiacchierata su un faro minore del nostro golfo, perché noi immaginiamo il nostro golfo con il faro del faro della Vittoria e il faro di Punta Salvore, che sono i due principali, e in realtà ce n'è uno più piccolino, il faro di Pirano. E appunto arriverà dalla comunità degli italiani tartini di Pirano la professoressa Daniela Pagliaga Jankovic, che parlerà del piccolo faro di Punta Madonna di Pirano. È interessante sapere anche che questo faro un po' ha contribuito al nome della città stessa di Pirano, perché Pirano, il nome, deriva dall'antico romano pirum, cioè da fuoco. Da fuoco, sì. Sì, perché là si accendeva il fuoco per appunto determinare la posizione di Punta Madonna, ed era utile ai naviganti. Poi c'è Gerini.
Ah, Gerini, il mio collega, carissimo amico, che sempre ci segue a braccia aperte. E faremo un po' di storia del mare dell'altro secolo, ma quasi contemporanea, perché parleremo di una cosa abbastanza importante e ancora vicina a noi, appunto della corazzata Roma, che è stata forse l'orgoglio e l'eccellenza assoluta del cantiere San Marco di Trieste, della sua triste, brevissima e triste epilogo. Sarà una relazione contornata anche da diapositive, fotografie e filmati, appunto, creati da Ugo Gerini. Poi ancora due momenti. Abbiamo ancora 5 minuti, quindi dobbiamo concentrare un po', perché sennò non ce la facciamo anche per il secondo appuntamento. Sì, no. Poi sì, abbiamo una clappa. Le clappe sono quelle piccole formazioni che vanno da 6 ad 8 cantanti, di solito miste, ma a volte anche solo maschili. Però questa è una clappa femminile che ci porterà le canzoni della zona parentina, appunto appartengono anche a loro alla comunità italiana della istriana, di Parenzo, nella fattispecie, ci porteranno i canti parentini. Poi avremo anche un po'. La parte artistica del pomeriggio sarà dedicata a delle pirografie di questo Alessandro Comuzzi, è un artista non molto conosciuto, un fotografo e artista del legno, diciamo autodidatta, però con lo spirito molto, molto vivo e molto preciso e interessante, che esporrà una serie del suo nuovo progetto pirografico, appunto, sul mare, fatto sulle tavole di legno. Il giorno dopo a Muggio, invece, sì. il pretesto, diciamo così, anche se non è bello come termine, è invece appunto l'anniversario dell'Università Popolare. Ecco, sarà un bel festeggiare anche a Muggia, in quanto alla fine avremo un po' la bicchierata di fine manifestazione, in cui saranno presenti diciamo il direttore dell'Università Popolare di Trieste, e sarà una maniera importante, e mi ha confermato che saremo la prima associazione a festeggiare questo i festeggiamenti. 125esimo. Quindi bene, siamo felici di questo. Università Popolare di Trieste, che è entrata quest'anno per la prima volta nel progetto, e ci ha aiutato veramente tanto, un contributo importante che fa sì che questa manifestazione possa in qualche modo fiorire e anche possa mettere una prospettiva per le prossime. Ecco, quindi anche in questa serata partirà alle 8 nella sala principale del Circolo a Vela di Muggia, che tra l'altro è bellissima perché è aperta sul porticciolo nautico di Muggia da una parte e dall'altra, quindi ci sarà veramente canto, ci saranno le relazioni con il maestrale che sta scemando e il levante che pian pianino dovrebbe nascere e uscire, quindi sarà una commistione tra il mare e l'arte e la musica e il canto e le relazioni, importante anche dal lato olfattivo, dal lato sensoriale, bellissimo e merita veramente esserci. Comunità di Abbazia, quindi avremo la rappresentanza quarnerina con canti da mare. Canti del mare, canti da mare, porteranno le loro tradizioni, le loro esperienze. Interessante poi anche per quanto riguarda la parte storica e di pesca, avremo il professor Silvano Pellizzon, che è di Salvore, a detta di tutti, è stato il maestro di tutti dell'area salvorina. È un personaggio interessante, è il primo anno che ci frequenta, l'ho conosciuta da poco, però ha aderito subito all'idea che ho avuto, e parleremo della battana salvorina e la pesca in acqua bassa e delle grue di legno che servono a Salvore, nel Salvorino tira su le barche, essendo acqua bassa, essendo scogli e non essendo porti o dighe a protezione, usavano queste intelligentemente la maniera per porre diciamo in secco le loro barche da pesca con queste grue di legno, che sono ancora visibili e sono molto interessanti. Si parlerà ancora di storia del Novecento con uno dei marinai poco conosciuti,
Romano Manzutto era un umaghese che è pilota di aereo e anche pilota di massa. È stato con Rizzo, con la compagnia, con la compagnia dei MAS della prima guerra mondiale, quindi è stato un illustre marinaio, un illustre personaggio dell'umaghese. Avremo una relazione della professoressa Erika Sporcic Calabrò, allieva tra l'altro di Silvano Pellizzon, come vi dicevo prima, è una giovane professoressa, anche per lei sarà il nostro primo incontro, quindi spero si troverà bene nella nostra muggia. Finiamo con una cosa interessante, perché voglio sempre mettere anche un po' d'arte dentro tutto quanto. Germano Fioranti, responsabile della Galleria d'Arte El Magazine di Dignano d'Istria, parlerà sull'onda della moda. Che sta a significare? Attualizziamo un po' il contesto. Onde, moda. Partiamo da sud, da dove appunto arriva lo Scirocco, e troviamo Ragusa e Zara, sono diciamo il posto dove è nato Ottavio Missoni e Zara dove ha vissuto una parte della sua vita. Parleremo e illustreremo brevemente appunto Ottavio Missoni, illustreremo adesso questa chi? L'altra chi è Milachen? Milachen, bravo, di Trau. Milachen è di Trogir. Ho capito. Pensavo fosse di Fiume, chissà perché la Milachen. Milachen. Benissimo, ecco, è arrivata. Trogir, e parleremo poi della Cressy Sub che ha origine a Cherso. Ricordo. Cressy Sub. E arriveremo anche a Balestra, a Trieste. Quindi l'onda lunga del Scirocco della moda arriverà fino a qua noi. Io ringrazio Andrea Aspetti, no, sì, siamo oltre il... Orchestra Fiat Città di Muggia, va nominata, ecco. Bisogna più nominarla. Grazie, grazie davvero. Ho portato via io un po' di tempo all'inizio, chiedo scusa. Ricordatevi gli appuntamenti con Prua a Scirocco, venerdì 19 aprile alle 17 al Nautico e sabato 20 aprile a partire dalle 20 a Muggia, nella Sala Giorgini del Circolo della Vela. Grazie ad Andrea Aspetti, davvero, buon lavoro. Pubblicità, poi il telegiornale delle 13.20. Grazie. Bene. Telespettatori di Tele4, buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale che apriamo tornando ancora sul conferimento ieri all'Università di Trieste delle lauree ad honorem al Presidente Mattarella e all'ex Presidente Sloveno Pacor. Un momento che segna certamente la storia della nostra città, ma lo fa, come dire, in assoluta normalità, segnando, perché no, anche uno stile. Non sono poche le sfumature che ieri si potevano cogliere durante la cerimonia di conferimento delle lauree honoris causa a Sergio Mattarella e Borut Pacor. Ad esempio l'evidente commozione di quest'ultimo durante un passaggio delle laudatio. Per non dire del riferimento a Fulvio Tomizia e alla sua materada, quasi un risarcimento dovuto ad un autore che in anni difficili scelse la strada più complicata per raccontare le storie di queste terre, chissà immaginando un presente più pacificato come quello che stiamo vivendo. Non è certamente passato inosservato il richiamo del presidente Mattarella alla necessità che l'università italiana continui ad essere luogo di incontro, riferimento non da poco a chi chiede cessino i rapporti con gli atenei israeliani. Ma forse proprio il fatto che quanto accaduto ieri, una data che resterà nella storia minima o massima della città, sia avvenuto in Piazzale Europa e sia di fatto il momento più alto delle celebrazioni per i 100 anni dell'Università di Trieste, inquadra ancor meglio il senso della giornata. Una cerimonia, quella di ieri, svoltasi in un clima di assoluta normalità. Di quotidianità, verrebbe da dire. Non è sfuggito ai telespettatori che hanno seguito la diretta di Tele4 e ai giornalisti ed operatori presenti che fino a qualche minuto prima dell'arrivo di Mattarella gli studenti abbiano potuto sostare sul piazzale dell'università come ogni giorno, laddove durante la cerimonia l'attività negli altri spazi dell'Ateneo è proseguita
appunto come ogni giorno, restituendo in qualche modo il clima di normalità che, partendo dalla gente e a cui la politica negli anni è andata adeguandosi, ha portato a quel 13 luglio 2020, il cui significato è stato la base fondante della decisione del rettore di Lenarda e del senato accademico, giacché, forse, le vere svolte arrivano non inaspettate, ma verrebbe da dire senza farsene accorgere. Nei discorsi per il conferimento appunto dei due riconoscimenti non sono mancati da parte di entrambi i presidenti i riferimenti appunto all'appuntamento di Gorizia, Nova Gorizia 2025. Con la designazione congiunta di Nova Gorizia e Gorizia quale capitale europea della cultura del 2025 è stata scritta una nuova importante pagina della nostra storia. Mi è sembrato davvero meraviglioso che in così poco tempo si sia riusciti a tracciare in modo così suggestivo un collegamento storico tra passato e futuro, rappresentato nel nostro caso eccellentemente dal progetto delle due Gorizie, la capitale europea della cultura 2025. La città europea della cultura 2025 come esempio di trasformazione dei confini in occasione di collaborazione. Non è mancato nei discorsi ufficiali dei due presidenti, Sergio Mattarella e Borut Pahor, il riferimento all'appuntamento del prossimo anno per le due città di Gorizia e Nova Gorizia, vero e proprio emblema dello spirito di amicizia e cooperazione tra Italia e Slovenia. Con il presidente Pahor abbiamo celebrato questo traguardo visitandole assieme. Nell'ottobre del 21, quella piazza che fu posto di frontiera raffigura il confine anche grazie allo spazio Schengen quale luogo di incontro e di unione. Si tratta di una grande opportunità di approfondimento del rispetto, della comprensione e dell'amicizia tra le due Gorizie, una città tra due nazioni, nonché di un'opportunità per trasmettere il messaggio universale europeo di pace e convivenza. Uno spirito del quale in Europa si avverte il bisogno in un periodo funestato da tante guerre, anche all'interno dello stesso continente. Mi auguro che questa esperienza possa essere di ispirazione per altri territori trasfrontalieri nel continente europeo, dove il concetto di confine è tuttora vissuto in modo conflittuale come elemento di discriminazione. Si direbbe che da decenni non abbiamo mai avuto tanto bisogno quanto in questo momento storico. Attualmente nel mondo si combattono 55 guerre. Ora il collegamento con la sala operativa della polizia locale, dove ci sta aspettando l'assistente Marco Cernecca, al quale cedo subito la linea per i consueti aggiornamenti per quanto riguarda il traffico e la mobilità. Buongiorno Cernecca, sì. A lei la linea. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Allora, la mattinata è trascorsa abbastanza tranquilla, solo con interventi, diciamo, normali, incidenti, praticamente nulla. E attualmente abbiamo avuto un incidente sulla rampa di accesso alla grande viabilità che da Valmaura porta verso centro città, che è ancora chiusa per permettere i rilievi dei colleghi che sono sul posto. Abbiamo una segnalazione di sostanza viscida a terra in via Palestrina al civico 12, per cui chi transita di là faccia attenzione. E per il pomeriggio non ho altro da ricordare se non che presso la piscina Bianchi ci sono le semifinali della Eurocup 2023-2024, quindi con la possibilità di presenza notevole magari di veicoli e persone. Non avrei altre cose da dirvi. Grazie all'assistente Cernecca per il collegamento, buona giornata e buon lavoro. Altrettanto, buona giornata anche a voi. Allora, conseguenze pesanti nei prossimi anni per l'economia del Friuli Venezia Giulia, che perderà 50.000 persone in età lavorative entro il 2034. Micro e piccole e medie imprese di alcuni settori rischiano il calo della produttività. Il dato emerge dall'analisi del centro studio della CGA di Mestre.
Il calo demografico avrà conseguenze pesanti per l'economia del Friuli Venezia Giulia. Entro i prossimi 10 anni si perderanno 50.000 persone in età lavorativa. Le ragioni di questa diminuzione vanno ricercate nel progressivo invecchiamento della popolazione, con sempre meno giovani e con tanti destinati a uscire dal mercato del lavoro per godersi la meritata pensione. Anche il PIL del Friuli Venezia Giulia risentirà del crollo demografico. Con pochi giovani che entreranno nel mondo del lavoro e tanti over 60 che andranno in pensione, molti settori subiranno un ridimensionamento strutturale del valore aggiunto, come il mercato immobiliare, i trasporti, la moda e il ricettivo. Udine e Gorizia sono i territori più a rischio di spopolamento. Nel capoluogo friulano entro il 2034 avremo una riduzione del 9,7%. Seguono Gorizia con il 5,5% in meno, Trieste con meno 5% e infine Pordenone con il 3,9%. Tra coloro che invece ci guadagneranno scorgeremo sicuramente le banche. Avendo una grossa predisposizione al risparmio, le persone più anziane aumenteranno la dimensione economica dei propri depositi, facendo così felici molti istituti di credito. Sono stati lordati nottetempo, fra lo sconcerto generale, gli spazi comuni del comprensorio Ater di Valmaura, che erano appena stati oggetto di una pulizia straordinaria ad opera di cittadini, istituzioni ed associazioni locali. Durissimo il commento del presidente di Ater Trieste, Riccardo Novacco. Stiamo assistendo a un momento che potremmo definirlo forse anche storico. Da quando sono state costruite queste case, in verità, lasciamo perdere il motivo, come sono fatte e il contesto. Oggi le periferie ovviamente bisogna rivalutarle e noi siamo qua per questo. Così giovedì mattina il presidente dell'Ater di Trieste, Riccardo Novacco, illustrava la pulizia straordinaria delle parti comuni del complesso residenziale di Valmaura, un'iniziativa che ha visto coinvolte, oltre alla stessa Ater, anche il comune di Trieste, Habitat Microarea, la settima circoscrizione, Acegas APS AMGA, la parrocchia Beata Vergine Addolorata di Valmaura, altri Italia Ambiente e le associazioni Oltre Quella Sedia e CEST. Nella notte tra giovedì e venerdì, ecco però l'azione in totale sfregio della bella iniziativa di residenti e associazioni. Rifiuti di ogni genere e sorta gettati negli spazi comuni appena ripuliti. Una situazione che ha fatto imbestialire lo stesso Novacco. Ma direi veramente gravissimo, una situazione insostenibile, una situazione che non credo in questo momento, non sono a mente lucida per poter dire come proseguire, perché veramente è disarmante, una situazione che ti disarma, perché tutte le istituzioni, tutte, eravamo tutti, ci siamo tutti, gli inquilini ci sono, i ragazzi, i bambini, la chiesa, la circoscrizione, come dire, una volontà di cercare di far diventare bello questo posto, e poi il risultato nel giro di una notte è quello lì. Cioè, ma in che tipo di società stiamo vivendo? Francamente non me ne faccio una ragione, sono tristissimo, ma questo non significa che noi gettiamo la spugna o comunque battiamo bandiera bianca. Sicuramente ci adoperiamo avanti, la prossima settimana ci saremo, andiamo avanti a fare del bene, perché io credo che bisogna fare del bene, dobbiamo combattere per stare bene assieme, fare inclusione e cercare di far diventare bello un posto che purtroppo c'è qualcuno, e credo molto pochi anche peraltro, che non hanno questa volontà e non hanno però neanche il diritto di essere quelle persone che in qualche modo devono pregiudicare un rione intero. Credo che sia veramente delittuoso. Si fa sempre più vicina la riapertura di strada per Lazzaretto a Muggia, l'arteria gravemente danneggiata dalle mareggiate dello scorso autunno. Partita l'azione di riasfaltatura. Strada per Lazzaretto, riapertura sempre più vicina. Finita l'operazione di fresatura, sono partite le asfaltature nel tratto di Punta Sottile, che fu letteralmente distrutto dalle mareggiate di fine ottobre e inizio novembre scorso. Dopo la risistemazione della scogliera e dei guardrail, finalmente si procede con gli interventi sulla carreggiata. Ci sarà una giornata, questa giornata dedicata alle asfaltature, forse anche un'altra aggiuntiva, e poi ci sarà la fase della segnaletica orizzontale, quindi siamo veramente alla fine. Non diamo ancora date per la riapertura, ma sicuramente sarà molto presto, quindi
le varie ed eventuali ci sono ancora, ma ormai sono dettagli, per cui possiamo dire di aver seguito praticamente quello che si era detto, anche i lavori sono andati avanti celermente. Vi ricordo, il problema era quello maggiore, era quello dei materiali del guardrail, ma anche quello è stato messo a posto, per cui siamo veramente pronti per la prossima riapertura di strada di Alzaretto. Sul nuovo arrivo nel bacino di Fincantieri a Trieste, si tratta di un traghetto di ultima concezione destinato a entrare in servizio a luglio nel Mar Baltico. Archiviata la telenovela dell'Ursus, che ora riposa a plancia a terra a un centinaio di metri di distanza nel piazzale Cartubi davanti la superstrada, il bacino di Fincantieri torna ad ospitare una novità. Si tratta del traghetto Varsovia, costruito per l'armatore Paul Ferriers, che ha lasciato il cantiere navale Visentini di Rovigo il 7 aprile per toccare per la prima volta le onde dell'Adriatico. L'unità, varata un anno fa, è destinata a entrare in servizio a luglio su una tratta di collegamento nel Mar Baltico fra Polonia e Svezia. Si tratta del più grande traghetto Ro-Pax costruito dal cantiere italiano. Rimarrà fino a metà maggio in sito per lavori di commissioning, tra cui pitturazioni ed altri interventi meccanici, prima della consegna definitiva nel mese di giugno. La nave lunga 216 metri, larga 28, e avrà una linea di carico di oltre 3.000 metri lineari su 5 ponti. Potrà trasportare quasi 1.000 persone in 230 cabine e avrà doppia alimentazione tradizionale e a GNL. Il cantiere navale Visentini ha sottoscritto con Paul Ferriers un contratto di noleggio decennale a scafo nudo con opzione di acquisto dopo 6 anni. Varsovia sarà la nuova ammiraglia della flotta. Chiudiamo questa edizione del telegiornale dando uno sguardo al meteo, partendo dalla situazione generale. Un anticiclone caldo si estende dalla Spagna fin oltre le Alpi, manterrà sul Friuli Venezia Giulia stabilità e condizioni quasi estive per tutto il fine settimana. La prossima settimana aria fredda proveniente da Nord Europa riporterà precipitazioni e un netto calo delle temperature. Per domani al mattino cielo sereno, nel pomeriggio cielo sereno poco nuvoloso su pianura e costa, mentre sui monti l'aria si farà più umida e ci potrà essere qualche nuvolamento tra le prealpi e la Carnia. Nel Tarvisiano l'aria sarà invece più secca, zero termico a quasi 4.000 metri, venti di brezza nel pomeriggio. È tutto, ci vediamo questa sera alle 19.30 per l'edizione serale del telegiornale. Buon pomeriggio.